Benvenuti anche oggi sul mio canale. Prima del vlog di oggi però volevo ricordarvi che Alessio del Fra Musiche Vlog debutta anche alla radio e lo fa su Radio Yai. Puoi scaricare l'app per Android Radio Yai oppure da www.radioyai.it. Puoi anche scaricare la skill di Alexa e dal sito del portale delle radio italiane www.radioitaliane.it. Vince Laura Pausini 7464, maestro! Sui display! Guardami in faccia, non sono una Madonna, sono donna! Ehi, sono donna! Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi siamo qua perché ricominciamo una serie, la riprendiamo, ecco, diciamo così, che ha fatto tantissimo successo nel mio canale. Sto parlando della serie dei Sanremo dimenticati, cioè cantanti dimenticati del Festival di Sanremo. L'ultimo vlog che avevo pubblicato circa 6 mesi fa era rimasto al 1992, è da lì che noi riprendiamo per ricordarci insieme i cantanti dimenticati nel Festival di Sanremo, e quindi ripartiremo dal 1993 e più precisamente dal volume 32. Se vi piace questo argomento andate a vedere l'intera playlist, ci sono veramente tantissimi vlog dedicati a cantanti che abbiamo dimenticato di Sanremo, e andate appunto a vedere, fate questo percorso perché vi ricorderete degli artisti strepitosi, fantastici, e in molti casi scoprirete che in realtà non hanno mai smesso di fare musica, anche se hanno perso la loro popolarità. Ecco, oggi quindi ripartiamo dal 1993. Buona visione, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Iniziamo con questa cantante che si chiama Angela Baraldi, cantante ma anche attrice italiana. Dal 1990 ad oggi ha pubblicato 8 dischi, album ovviamente, ed è stata anche attrice protagonista in Quo Vadis Baby, un film del 2005 di Gabriele Salvatores. Lei inizia la musica all'inizio degli anni 80, a dire la verità, nei circuiti underground di Bologna. Poi nell'82 canta con un gruppo di Bologna, la canzone è Punto Amaro, e il gruppo si chiamano Hi-Fi Bros, e l'anno dopo è la voce femminile per quello che sarà l'ultimo singolo di questa band, The Stupid Set, anche loro bolognesi, che poi appunto da questo gruppo nasceranno i famosi Gas Nevada. Negli anni successivi poi collabora come corista per Gianni Morandi, Lucio Dalla, Bersani, Carboni, Stadi e Ron, e nell'85 partecipa in veste di protagonista al videoclip di un celebre brano, cioè quello degli Stadio, Chiedi chi erano i Beatles, che sarà diretto da Ambrogio Giudice. Nel 90 pubblica il suo primo album d'esordio, si chiama Viva, è prodotto da Lucio Dalla e Bruno Mariani. Collaborano a questo disco anche Luca Carboni e Biagio Antonacci. Nel 1993 a Sanremo canta Piedi Nudi e vince il premio della critica Mia Martini. Con un po' di pioggia. Successivamente la Baraldi partecipa al tour di Francesco De Gregori. Nel 94 recita al fianco di Giancarlo Giannini in un film che si chiama Come due coccodrilli. Nel 96, dopo molti rinvii, pubblica il suo terzo album, si chiama Baraldi Lubrificanti, che comprenderà tra i brani anche Dammi da mangiare, scritto da De Gregori, e poi canterà appunto all'interno canzoni note tipo Vortice, Quelli siamo noi e Respiro. La notte segue il giorno. Nel 2000 firma un nuovo contratto che la porta nel 2001 a pubblicare Rosa Sporco, un disco prodotto per lei da Phil Palmer e Roberto Vernetti. Lavora in teatro nella rappresentazione di I monologhi della vagina, e nel 2002 è in Maigret e il delitto a teatro, scritto da Carlo Lucarelli. Nel 2003 pubblica Angela Baraldi, anticipato dal singolo Paradiso. Nel 2005 ha vinto il Flaiano International Prize.
e anche l'Iris d'Argento al Montreal Film Festival come miglior attrice esordiente. Nel 2006 torna a collaborare con i Delta V e partecipa a una canzone, San Babila, ore 20, in un album che si chiama Pioggia Rosso Acciaio. Io non credo che il nome sia di chi governa oggi. Nel 2008 è anche l'attrice di punta di una miniserie, Quo Vadis Baby, realizzata con la partecipazione di gran parte degli interpreti del film omonimo e trasmessa poi dal canale digitale Sky Italia. Nell'11 è in tour con Massimo Zamboni e ripropone brani storici dei CCCP Fedeli alla Linea, che era un gruppo punk emiliano attivo negli anni 80. Il 24 febbraio del 2017 esce l'ottavo album, si chiama Tornano Sempre, alla cui realizzazione collaborano Giorgio Canali, Stevie Dal Col e Vittoria Burattini. Signori, Erminio Sinni! Al Festival di Sanremo del 1993 arriva anche un artista che si chiama Erminio Sinni. Lui è toscano, cantautore, originario di Bagno di Gavorrano. A 12 anni poi inizia presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno lo studio del pianoforte e all'età di 18 anni poi va a Roma, suona e canta nei migliori locali della capitale. È proprio in questo periodo che collaborerà con Palaturci e nell'89 partecipa anche a Sanremo come autore di una canzone di Stefania La Fauci, Tutti i cuori sensibili, cui fanno seguito poi tre album scritti interamente da lui. Nel 90 partecipa al Nuovo Cantagiro, arriva quarto e nel 91 ha il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l'ambasciata americana di Roma. È così bello restare a parlare auto giù sotto ai portoni. Nel 92 conosce Cocciante, con cui inizia un rapporto di collaborazione. E infatti nel 93, prodotto da Cocciante, va a Sanremo, arriva quinto nella sezione novità con una canzone che si intitola L'amore vero e si aggiudica anche il premio Volare come miglior musica della manifestazione, anche il premio Silv come miglior testo. Nello stesso anno esce un CD, quello di Riccardo Cocciante, dove la canzone di punta che è Resta con me, pezzo scritto proprio da Sinni in collaborazione con Massimo Bizzarri. Nel 96 riceve un riconoscimento come miglior cantautore al premio Mia Martini. Nel 1998 la canzone L'amore vero diventa colonna sonora di una telenovela, Por Amor a Vos, trasmessa in America Latina da Rete Globo. Vende, pensate, 832.000 copie questa canzone. Il nuovo disco di Erminio Sinni, che si chiama 11.167 km, prende il nome dalla distanza che intercorre tra Fiumicino e Buenos Aires, dove il cantautore Erminio Sinni ha registrato il suo nuovo disco tra gennaio e maggio del 2006. La storia di questo lavoro ha come sfondo musicale la cultura del Sud America e in particolar modo dell'Argentina. Nel dicembre del 20 vince il tale show The Voice Senior nella squadra di Loredana Bertè. Erminio Sinni! Ci vuole molto di più, ci vuole molto coraggio. Concludiamo questo trio dedicato a tre cantanti dimenticati ai Festival di Sanremo del 93 con Luca Manca. In realtà Gianluca Manca, il suo vero nome, nato a Milano nel 68, cantante e musicista italiano. Lui ha approdato in televisione grazie a Massimo Luca, che è lo storico chitarrista di Lucio Battisti, con la produzione di Mara Maionchi e di Alberto Salerno. Dopo aver vinto un apposito concorso nell'ambito di Domenica In, ha diritto a fare Sanremo del 93 nella sezione giovani. La canzone è Ci vuole molto coraggio, cantata insieme ad altri tre finalisti della sezione, ovvero Luca Vilago, Emanuela Pellegrino e Gabriele Ferzini. Dopo questa esperienza di musica leggera, in realtà si laurea in economia aziendale e prosegue la sua carriera nella finanza.